che prende posto. E allora ci siamo partiti, i cavalli del premio Roma Italian Champions edizione 2021 a Capannelle. Vediamo subito il cliché tattico. Parte bene Downintello che si porta al comando, superato però in questa fase da Tokyo Gold che prende l'iniziativa. Questa prima fase non tutti hanno accettato la partenza, allora Tokyo Gold si è trovato lì praticamente quasi per inerzia. Seconda posizione anche per Thunderman, poi ancora l'ospite ungherese Arctis, mentre al centro della pista galoppano Brigante Sabino ed Alastor. Dietro a questi, tornando vicino allo steccato, c'è anche Brand for Dope che ha al suo esterno Downintello. All'interno c'è invece Cima Emergency. A completare il quadro troviamo Flex Up con in coda il favorito Scalletti. Non è cambiato lo schema, con Tokyo Gold in vantaggio lungo la corda nei confronti di Alastor, che dall'esterno tende subito ad avvicinarsi alla battistrada. In terza posizione c'è Thunderman, in quarta Brigante Sabino, poi troviamo Artis con Cima Emergency, Downintello, Brand for Dope, poi Flex Up, e a chiudere il gruppo la giuba arancio e grigia di Scalletti, con i cavalli che sono a tre quarti della piegata. Alastor è in vantaggio, entra addirittura d'arrivo cercando una fascia centrale della pista. Di dentro ci vanno Tokyo Gold e Thunderman, di fuori subito si presenta Brigante Sabino, dietro a questi Downintello, poi ancora Arctis, Flex Up, poi Brent Ford Hope con Jamie Spencer che temporeggia, poi all'esterno di tutti si presenta subito la minaccia concreta da parte di Scalletti. Intersezione delle piste superate in quest'ordine, la storia in leggero vantaggio, è attaccato da Brigante Sabino, ma quello più incisivo è proprio il favorito Scalletti, che con un balzo si porta subito in evidenza a 300 al traguardo. Scalletti sta accelerando con Flex Up che prova a mettersi sulle gambe, stessa cosa che fa Brentford Hope con Downintello. Negli ultimi 150 metri al traguardo si guarda alle spalle Antonio Rani, l'unica minaccia è rappresentata da Flex Up, ma Scalletti raddoppia dopo il premio Roma vinto nel 2019, fa suo anche quello del 2021. Vince il grigio con Antonio Rani, buon secondo posto per Flex Up. Rani, l'unica minaccia è rappresentata da Flex Up, ma Scalletti raddoppia dopo il premio Roma vinto nel 2019, fa suo anche quello del 2021. E dopo microfono, eccoci qua. Allora Antonio, congratulazioni, ci hai preso gusto. Sì, sì, quindi giorni fa abbiamo vinto i giochi club, ora il premio Roma. Senti, è apparso tutto facile, almeno dal nostro punto di vista. Scalletti si è presentato bene, ma poi è andato sempre in grande accelerazione. Ci dici qualcosa? Sì, sì, ha corso benissimo. Come d'abitudine lo montiamo ultimi. Non siamo andati tanto veloci, è un po' tirato per quello. Addirittura filo un po', poi sono venuto di fuori, lo faccio venire piano piano in gamba, me lo fa veramente molto facile. Congratulazioni Antonio Rani, ci vediamo in premiazione. Winning Jockey, la consegna, Erika Battaglia, Monsieur Orani a bordo. C'è anche la foto istantanea offerta da Ipogruppo Roma Capannelli, scattata proprio nell'immediato da Domenico Savi, viene consegnata all'ingegnere Elio Pautasso, sempre ad Antonio Orani, che a due settimane dal Jockey Club replica ancora qui a Roma. Complimenti!